Ancora una giovanissima vita stroncata probabilmente da un mix di alcol e droghe. Il locale che aveva riaperto con il suo storico nome, Jais, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri delle compagnie di Empoli e di Firenze. Quella che doveva essere una data speciale con la riapertura dopo 15 anni del Jais, punto di riferimento per gli appassionati della musica techno, verrà ricordata per la tragedia che si è consumata nei suoi bagni. Erika Lucchesi, 19enne, di Livorno, c'era andata mentre trascorreva la serata con un gruppo di amici, anche loro di Livorno, ma non vi è più riuscita. Sono stati proprio loro, preoccupati perché non tornava, a trovarla esanime. Alle 4:13 hanno chiamato i soccorsi, ma il personale sanitario non è restato che constatare la morte della ragazza. La Procura della Repubblica di Firenze ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per morte conseguente a un altro reato. Alcuni testimoni avrebbero riferito che durante la serata sarebbe girata della droga e si sta cercando di capire se la ragazza abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, magari mixate con alcol. I militari, tra i cuscini delle poltroncine del locale, hanno trovato porzioni di pasticche e tracce di polvere che saranno presto analizzati. Determinante sarà l'esito dell'autopsia sul corpo della giovane, disposta dal magistrato intervenuto sul posto, prima che la salma venisse trasportata a medicina legale a Careggi. Nelle ore successive alla morte, i carabinieri hanno sentito i ragazzi che si trovavano con la giovane sotto shock. I familiari, sul posto sono arrivati anche i genitori. La madre, colta da malore, è stata affidata alle cure del 118. Poco prima, nei dintorni, i carabinieri della compagnia di Empoli, in servizio con un'unità cinofila, avevano arrestato due persone per spaccio, ma non si hanno elementi che colleghino i presunti spacciatori con il dramma avvenuto nella discoteca. Un locale questo che, oltre a essere diventato una leggenda per gli amanti del genere, aveva cambiato volto negli ultimi anni, mettendo a riposo la scimmia, simbolo del Jais. Con il nome Mind, nel novembre dell'anno scorso era stato chiuso, con sospensione della licenza, per qualche giorno, perché a seguito di alcuni controlli furono accertati episodi di spaccio e somministrazione di alcol a minorenni.